Stendono quella che probabilmente è cocaina sul cellulare, preparano due strisce e sniffano la droga utilizzando una banconota arrotolata, il tutto su un vagone della metropolitana rossa di Milano, affollato di passeggeri che stava arrivando alla stazione di De Angeli. L'episodio si è verificato negli scorsi giorni a Milano e subito le immagini crude del video hanno fatto il giro del web. Prossima fermata, nell'audio del filmato si sente come la voce registrata stia avvertendo i passeggeri dell'arrivo alla fermata di De Angeli in pieno centro a Milano. Il ragazzo con la maglietta grigia si vede che è intento a preparare le strisce che divide in due, una per sé e l'altra per il suo amico, che è il primo a sniffarla con una banconota arrotolata. Giusto il tempo per guardarsi un attimo intorno, che poi è il turno del giovane con la maglietta grigia, che arrotola di nuovo la banconota e si fa reggere il cellulare dell'amico e tira su la sua striscia, e poi entrambi, come se nulla fosse, rimangono seduti ai loro posti e in molti sul vagone attorno a loro non sembrano nemmeno accorgersi di che cosa stava veramente accadendo. Un episodio che sarebbe rimasto nell'ombra, come tanti altri di vandalismo, degrado e inciviltà che si verificano frequentemente sui mezzi ATM, anche in pieno giorno e anche in stazioni del centro.